Professore Rinaldi, che cosa ne pensa di questa idea della Lega Nord di uscire dall'euro? Ma innanzitutto io sono felicissimo che un partito in Italia abbia preso finalmente la decisione senza sì e senza ma, questo è molto importante, addirittura ha cambiato il simbolo, ma soprattutto ha candidato il mio amico Claudio Borghi, che è la massima garanzia che sta facendo sul serio, perché molti all'ultimo momento abbiamo visto che hanno sposato l'ipotesi di criticità estrema, chiamiamola così, dell'Unione Monetaria, poi però alla fine propongono sempre gli stessi volti, mentre invece la Lega ha avuto la lungimiranza di mettere in prima fila Claudio Borghi, che sta facendo un lavoro magnifico. E dell'idea di uscire dall'euro? Allora, per uscire dall'euro noi ci auspichiamo che innanzitutto, come dico sempre, uscire dall'euro significa poterci riappropriare delle nostre politiche economiche, cioè poterle fare esattamente tarate secondo le esigenze dei cittadini e delle imprese italiane, cosa che in questo momento ci è negata proprio perché facciamo parte di un'aggregazione monetaria che non ne tiene assolutamente conto. Quindi speriamo che questo avvenga il prima possibile. Io sono perfettamente convinto che ci sarà l'implosione dell'area euro per ragioni esterne all'Italia, e noi naturalmente a quel punto dovremmo essere perfettamente preparati per un piano B, e chi meglio di persone come Claudio Borghi? Gli economisti favorevoli all'euro dicono che l'inflazione ci ucciderebbe, lei come risponde? Ma guardi, ci sono moltissimi luoghi comuni. Io so soltanto una cosa dai dati obiettivi di questi mesi. Noi in questo momento abbiamo un'inflazione tendenziale al 0,4%, praticamente siamo in deflazione. Però per poterla raggiungere, perché questo è il mandato della Banca Centrale Europea, noi paghiamo con il prezzo del 13% di disoccupazione. Poi sappiamo che quella reale è ben più alta dalle statistiche. Quindi praticamente dell'inflazione non è che me ne preoccupo molto, se poi dopo paghiamo in termini di disoccupazione. Sappiamo benissimo che i paesi al di fuori dell'area euro non hanno una inflazione a questo livello. L'Inghilterra ha un'inflazione del 3,5%, però ha un tasso di crescita del più 1,9% e soprattutto una disoccupazione al 7,5%.